Mamma mia. Allora, lì date i vostri in piedi, va bene. Allora, disperate, no, prenotazione. Todisco c'è crisi. L'anno scorso di questi tempi per un avanzamento in lista d'attesa avevo guadagnato il doppio. Già cominciato a chiamare gente casa per casa. Signora, non mangio da 7 giorni. Bravo, pure sto a dieta, il mese prossimo c'è un matrimonio. Signora. Ma che bocchi? Todisco, accompagna dal nutrizionista, va, va! Miseria, devo dire alla signora Elvira di non mettermi così frequentemente in turno con il dottor Ceraso. Ma perché vuole il tuo corpo da specializzanda? Sta fresco, il mio corpo lo do solo al mio principe azzurro. Ma chi ha Bob Marley, l'altro specializzando? E allora hai voglia di farlo putrefare questo corpo? Senti a me, donalo alla medicina. Sarebbe a dire darlo per scopi scientifici da morta. No, per scopi carreristici da viva. Lei è sempre qui vicino alla bacheca, ma lavorare? Questo fa parte del mio lavoro, controllare il turno degli altri. Lei è infermiere o sbaglio? Ha tempo perso nei weekend. Vada, prima che la faccia licenziare. Brutto. Ma interessante. Dottor Gargiulo! Dottor Micillo, buongiorno. Signora Savino, per la tabaccheria. Calcoli alla coliciste. Mi sono dimenticato di fare la pitura. Capita, Il responsabile dei turni deve mandarmi lo schema prima di affiggerlo per il mio nulla osta preventivo. La signora Elvira non ha mai chiesto il permesso a nessuno. Ma di chi sta parlando? Della donna delle pulizie? No, non la chiami così, potrebbe urtare la sua suscettibilità di donna matura inducendo la reazioni retroattive spropositate. Vuole dire che se si offende, poi so cazzo dei voli suoi. Parla così perché è di Posillipo, è al nord. Lei dovrebbe capirlo perché è di Milano. Appunto, Milano. Ma Posillipo è a Napoli, mica al nord. Per lui che abita a Piazza Garibaldi, Posillipo è al nord. Cioè, fatemi capire. La responsabile dei turni è la signora Elvira, cioè l'inserviente dell'ospedale. Ma siamo pazzi! Sono anni che funziona così. Noi ci troviamo benissimo. Basta fare un pensierino. Io, per esempio, oggi avevo... come si chiama la signora là? Ah, la signora Savino. A proposito. Si riferisce alle urla che ha sentito, non sì. Si preoccupi. Sono arrivati in ritardo all'anestesia, però avevano già provveduto. Ah, un'anestesia d'urgenza? No, no, una botta in testa. Come le dicevo, noi ci troviamo benissimo. Io, per esempio, oggi avevo 2 anestesie. Ho lasciato il pensierino alla signora Elvira, ma ce n'ho una sola, eccezionale. Certo, pensierini, cambi turni. Io vi denuncio. Dov'è la signora Elvira? Come vedo non c'è, sto io alla sua scrivania. Cioè, mi faccia capire, questa è la sua scrivania? Sì. Cioè, dove lei lavora? Ma come, qui, in corridoio? E so anni che è così. Noi, quando vogliamo essere cambiate di turno, lasciamo un bigliettino qua sopra la scrivania. Ovviamente con il pensierino. Certo. E lei subito proprio risolve. Sì, la signora Elvira è come Babbo Natale, solo che lavoro tutto l'anno. E non ha la barba. Si fa il baffetto ogni 15 giorni da un'amica mia estetista. Se vuole le do il numero. Ma lei è sempre qui. Pensavo se ne fosse andato. Ma cosa dice? Da oggi in poi qui dentro cambieranno parecchie cose. Io mi mando in galera, cose da pazzi. Ma chissà cos'è che l'ha fatto innervosire?
Dottor, hai una fame? E mo' ti faccio una bella anestesia, va. A così può non fare un rinuncio pieno. Mm? Signora Elvira, ho saputo che un paziente del corridoio del reparto urologia se n'è andato. Allora la posso usare io la sua barella? Mi dispiace, sei arrivato in ritardo, Fefe, già l'hanno occupato. Ma io sono da 2 settimane in lista d'attesa. E che sono 2 settimane? Ah, oh, pensa all'obitorio, a così ti sento meglio, va. Ah, se vi faccio un pensierino come fanno gli altri, il posto in corridoio esce. Ma come ti permetti? O pensierino? Io sono una donna onesta e lavoratrice. Onesta non so, ma lavoratrice non direi. Non l'ho mai vista pulire niente in questo ospedale. Statta zitto tu, malato immaginario! Non ho mai pulito niente perché ho subappaltato il lavoro a mio cugino latitante, una persona onestissima. Comunque, riguardo al fatto, Fefe, che dicevi del pensierino, no? Io mo vado. Se quando torno trovo qualcosa... Io non ho detto niente. Vai. Guardate, la signora Elvira ha di nuovo rimesso nel turno la specializzante con il dottor Ceras. Sicuramente oggi scatta l'inciuso, la giornata non andrà persa. Geppino, la sai l'ultima? Veramente Geppi, preferisco. Pare che il nuovo dirigente sanitario, il dottor Cargiulo, abbia ricevuto una lettera minatoria. Ah, e come l'ha conosciuto? Chi? A minature. Ah, minatoria, di minaccia. Ah, volete dire una lettera piena di male parole? Veramente la lettera era piena di errori di ortografia, ma in breve diceva che il dottor Gargiulo, il nuovo dirigente sanitario, viene minacciato di morte se non rientra a Milano. E chi l'avrà scritta? Si è firmato capo di un gruppo di antimorigerati. Ma che significa? Proprio morigerati sta scritto? Sì, sì. Ah, non lo so, forse sarà un codice, il codice da Vinci. Ma che c'entra? Ah, non c'entra? No. Allora il codice penale. Penale? Fiscale? Mamma mia. Poi io solo questi codici conosco e... Ah, sì, conosco anche il codice rosso, però non lo dico mai perché mi ricordo il sangue. Un infermiere che ha paura del sangue, sei una schifezza, Geppino. Veramente, Geppi. Se qualcuno mi desidera, dalle 10 alle 11 sono in ginecologia, dalle 11 alle 12 in cardiologia, dalle 12 alle 13 in otorino laringoiatria. Abbiamo trasmesso l'estrazione del lotto. Signorina, io non mangio da 7 giorni. Bravo, bravo, resisti! Ma poi che si vince? Uffa, queste cose non funzionano mai. Geppi Elvira, Geppi Elvira, attraverso ci siete, attraverso... Geppi Elvira? Ma che dici? Che dici attraverso? Che dici? Ah, signore Elvira, state qua. È quella parola che si usa quando si chiude una comunicazione. Passo. Si dice passo quando vado dalla giariscia. Passo. E va bene, la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Sei più morigerato del dirigente sanitario. Ma poi avete scoperto che significa morigerato? Non ho scoperto che significa, però sicuramente è una cosa malamente. Quindi va bene sia per te che per Gargiù. E grazie. E prego. Abbiamo finito con i convenevoli. Oh. Sì, sto facendo la settimana enigmatica. Ah, lo sapevo. Mm. Vabbè, comunque, signore Elvira. Dite la verità, siete stata voi che avete mandato la lettera minatoria che minaccia il nuovo dirigente. A parte che sto minatore non usaccio. E poi io non minaccio nessuno perché io sono una donna di pace, io odio la violenza. Sai che ti dico, Geppi, che se non vai subito a togliere il catetere al signor Di Girolamo, ti scassa che sta andando! Peace and love! Che? Peace and love! Peace and love, peace and love, peace and love. Comunque questo se ne deve tornare da dove è venuto, deve tornare al nord, perché l'ospedale è mio e lo gestisco io. Quando mai si è visto che è un dirigente sanitario che ha come hanno ospitato? Non si è mai visto. Ma siete sicuro che la lettera fa effetto? Certo che fa effetto, perché lui pensa che la Camurra lo vuole ammazzare e se ne torna al nord. E come fa a capire che la Camurra? Perché ho firmato cordiali saluti la Camurra. Ah, geniale. Volete che ho scritto? Ehi. Tenga buttato. Sì. Così che ricordo. Schifoso dottor Gargiulo. Schifoso, non vi sembra eccessivo? Perché? Io avrei messo, che so, egregio, esimio. Ma che re, la già minaccia, riempie complimenti, ma che dice? La classe è classe, pure in un minatore che minaccia. Tu mi devi ancora spiegare che c'ha secco sto minatore in da sta lettera. Vabbè, me lo spieghi dopo. Vabbè. Allora, schifoso dottor Gargiulo. Perfetto. Sono una persona che ce l'ha in ganna. Mm. E per questo e per quello, giusto per rimanere sul banco. Certo. E per questo e per quello, vi ordino di tornarsene da dove è venuto. Bello. Vi ordino di tornarsene al nord, che più nord non si può. Perché qui a sud stiamo bene anche
anche senza di voi. Lo dico io, la camorra, e lo dice pure Geppi. Come Geppi? Avete messo pure il nome mio? Eh sì. E se quella viene qua da un momento all'altro e vuole sapere io perché lo schifo, io che gli dico? Gli dici perché lo schifi? Ma non è vero, io non lo schifo, siete voi che lo schifate, anzi, a me è pure simpatica. Ma tu che stai dicendo, è simpatico, Gargiù? Sì. Ma ti scamazzo come uno scarrafone, sai, ti scamazzo? No, no. Ti dai simpatico? Ma noi non, voi non eravate per la non violenza? Questa non è violenza, Geppi, questa è giustizia. Allora, avete saputo qualcosa di più preciso? Che il dottor Gargiulo è da ieri pomeriggio che non si vede e nessuno sa che fine abbia fatto. Pensi che la signora Elvira gli ha anche cancellato due interventi, vede? Vedo, vedo. Qui c'è qualcosa che mi puzza. Non sono io. Se il dottor Gargiulo dovesse nutrire degli interessi nei confronti di un'altra donna e dovesse sfuggirmi, questa cosa mi farebbe impazzire. Questo è chiaramente un momento di grande pathos interiore. È di Posillipo. Ah, tu sicuramente sai qualcosa. Parla, parla. Amo. Muoio. Ho capito. Questa situazione la devo affrontare di petto. No, il petto no. Signore, prego, signorina. Non mangio da 7 giorni. E ti devi sforzare. Tu ti pigevi sto profilo. E poi stracciavi il foglio, non dirgli mai che è stata bella quella notte. Cillo, che? Che bella voce che tenete, voi fate il cantante, cantate. Non lo dite a nessuno, ho detto a tutti quanti che mi piace la musica classica, che ascolto proprio ieri. Ma in realtà io scavazzo per Gigi D'Alessio. Piegolo, quello che avete nominato, non so ci manchi, no? Ma Gigi D'Alessio mi fa impazzire. Come quella canzone, una delle prime. Eri la sua patatina, ma t'avesse fitta un'altra età. Queste sono canzoni capolavoro. Ma che ne sanno, poesia allo stato puro. Oh, bravo, amici. Attenzione, prego, il dottor Micillo è desiderato urgentemente in sala operatoria. Dottor Micillo? Che? Mi stanno chiamando in sala operatoria. Ma a chi? A voi. E perché? Perché siete l'anestesista. Non so. Mi stai dando bene. Lo so. Non dirgli mai che è stata bella quella doppia Napoli. Sotto a quel busto aspetta la vittoria. Signora Elvira, cercavo proprio lei. Niente di meno nell'ospedale con tanta gente, voi cercavate proprio a me. Sì, lei. Sa qualcosa di una lettera minatoria che mi è stata recapitata qui in ospedale stamattina? Un'altra volta questo fatto del minatore. Il minatore non ci sta in questa lettera. E lei come lo sa? Voci di corridoio. E cos'altro dicono queste voci di corridoio? Niente, parlano del minatore, poi si inghiottano la lingua. Le voci del corridoio. E dica a queste voci che io non mi lascio intimorire da nessuno. Da nessuno? Neanche dal minatore? Soprattutto dal minatore. Soprattutto? A voi riferito? Sì, soprattutto. E dica pure. Ma al minatore o le voci? A entrambi. Che io non torno a Milano finché non avrò messo in riga questo ospedale. Perché io questo ospedale l'ho rivolto come un calzino. Scusate, dottor Gargiulo, un'ultima domanda prima che ve ne andate. Ma neanche per le feste natalizie ve ne andate su a Milano? No, resto qua. Pasqua? Qua. Per adesso? No. E mo che ciò dice ominato. Geppino. Sì? Geppino, il dirigente sanitario sospetta di me. No, no, quello non sospetta, è sicuro. Che ne sai? Gliel'ho detto io. Come gliel'hai detto tu? Signore Pio, io non voglio essere coinvolto. Andate scommasse sangue. No, mi provi sangue, non lo sapete, mi impressiona. Non si potrebbe fare una fratturina senza sangue? Ma che stai ordinando? Se è panzarotto. Allora, se lui lo sa, perché non mi ha denunciato? Questo non è detto. Può darsi pure che all'improvviso ci vediamo arrivare carabinieri, poliziotti, vigili del fuoco, finanzieri. Tutti per me! Ma che sono un Al Capone! Dicevo, perché non mi ha denunciato la direzione generale dell'ospedale qua? Non lo so. Ma perché l'ho convinto io? Oh, vero? E con quali argomenti? Che domande, signore Elvi? I suoi soliti argomenti. Oh, ci vergognate, ma utile. Io ho detto che lei ha famiglia. Brava. Che sono tanti anni che lavora qui. Giustissimo. Che ormai si è fatta anziana. Ha un sacco di rughe, le borse sotto agli occhi. Ma che insomma mi ha fatto una chiavaga. Brava. Veramente sarei maschio. Ma chi, lei? Questa è bella. Comunque, chi l'ha autorizzata a farmi questo piacerino? Vabbè, se non ci si aiuta tra donne. Comunque io vado. Se Gargiulo chiede di me,
Dalle 10 alle 11 sono in ginecologia, dalle 11 alle 12 in pediatria, dalle 12 alle 13 in otorinolaringoiatria. Signora Elvira, quando ha detto donne ha guardato pure a me. Ma perché si vede tanto? Niente di meno. Aspetta, ecco, sì, va. 1-12 COVH, che se fa meno pausa, tutti una bruvita, basta che pigli medicinale, tu, va, tieni, leggi quello che ci sta scritto, leggi. Prego, signora. Buongiorno. 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 Ok, prossimo. Poi ci vediamo lunedì. Controlliamo. Signora Elvira. Fate attenzione che se se ne accorge il dottor Gargiulo, mi licenzi. Oh, non mi può licenziare, con le borse sotto agli occhi. Signora Bisco, scusate una cosa. Sì. Questa cosa del licenziamento funziona pure per le zampe di gallina. Perché? No, io ce l'ho un sacco, capite? Sono un poco preoccupata perché primi in sala operatoria. Invece di anestetizzare il paziente, ho anestetizzato il dottor Gargiulo. Chissà se sei sciotato. Dottor Micillo! Sei sciotato. Dottor Micillo! 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 Dottore, sono 7 giorni che non mangio. Ma lei lo sa che mendicare, specialmente in ospedale, è un reato? Ma io sono un mendicante autorizzato. Autorizzato? E da chi? Dalla signora Elvira. Fuori! Fuori! Ma che mano! Fuori!